Palermo, capitale della cultura e meta imperdibile per i turisti più esigenti. Città multiculturale, dove da secoli culture e religioni differenti convivono in armonia. Oggi ci svela una parte della sua storia legata alla principale attrazione, lo street food palermitano. E lo fa attraverso un personaggio diventato un'icona per quanto riguarda il pane con la milza, Franco Uvastiddaru. E a proposito di Franco Uvastiddaru, siamo riusciti a ottenere un'intervista dal genero del signor Franco. Per me signor Franco perché lo conosco da piccolo. Dici il tuo nome? Bartolo, ciao a tutti, sono Bartolo, genero di Franco Uvastiddaru. Che lavora ormai qui alla piccola focacceria del Franco Uvastiddaru, solo da 30 anni, eppure lui da quando era molto piccolo. Allora, perché Franco Uvastiddaru? Allora, Franco Uvastiddaru prende il nome Franco come dal proprio nome e Uvastiddaru perché è la persona che condisce la così famosa vastedda. La vastedda, noi qua intendiamo a Palermo il panino rotondo con la milza, che prende il nome dall'antico pane fatto in casa rotondo, la classica vastedda. Esatto. Qui poi nei termini più palermitani si arriva nel cosiddetto vastiddaru, o meglio sia il paninaro, ma con una vastiedda. E se il panino con la milza. Franco Uvastiddaru è un personaggio molto noto a Palermo, diciamo che è conosciuto da tutti, perché ha fatto la storia del panino della milza. Allora, questo personaggio, questo signore, a quanti anni ha cominciato a lavorare? A fare i panini? Già mio suocero mi racconta che all'età circa di 10-12 anni cominciava a stare all'antica focacceria di San Francesco. Da lì era il classico garzone, il ragazzo che faceva la mano destra nel tagliare il pane, nel fino passare. Fino a quando cominciò a prendere posizione e diventare uno dei pilastri dell'antica focacceria di quei tempi, dove praticamente era il vastiddaru a tutti gli effetti. Ha ereditato dagli antenati antichi che erano lì alla focacceria il mestiere. E da lì andavi all'antica focacceria, ma cercavi Franco, proprio Franco, ed era lì a prospetto di tutti. Sì, diciamo che in poche parole è stato il personaggio che ha reso famosa l'antica focacceria ai tempi. Fino a quando qualcosa non andava, era un personaggio troppo importante per rimanere al servizio di un'altra persona, era lui l'immagine della focacceria. A quel punto cos'è successo? Che mio socio mi racconta che dopo pochi anni, all'incirca sono 28-29 anni di esperienza all'antica focacceria San Francesco, decide di inventarsi il classico bancone con panino con la milza e andare a rischiare il tutto mettendosi come ambulante in corso Vittorio Emanuele, Cassaro Morto allora chiamato, veramente Cassaro Morto, dove praticamente trovavi il deserto e tu ne sai raccontare, e c'era solo Franco col classico bancone, la lampuzza lì messo, faceva i panini con la milza. Da lì pian piano, l'8 dicembre del 92 aprì, proprio per la festa dell'Immacolata. Da lì pian piano cominciò a notare il localino che si liberava e cominciò a impiantare quello che oggi è una bella realtà. Fino ad oggi, che rimane il personaggio direi più conosciuto per quanto riguarda il pane della milza in tutta Palermo e non solo, tant'è che praticamente tutti lo imitano. Cioè lui ha dato proprio origine a questo lavoro proprio di bancone, tant'è che ora in tutta Palermo sì, si trovano, sì. Ma tutto nasce da questo personaggio, Franco. Dopo aver ingrandito queste attività a tal punto che ogni turista viene a Palermo e passa, prima di passare alla cattedrale, passa da Franco Uvastiddaru. È una meta. Perché, sì, è una meta. Uno dei posti in assoluto da visitare se si viene a Palermo. Ci lascia,
il signor Franco ci lascia con tanta, come dire, con tante, con un bel bagaglio di ricordi e tesoro, veramente, realmente tesoro. E ha dato tanto a questa città, questo personaggio. Lui scompare quando? Lui già 9 anni fa, quasi a maggio, circa fa 9 anni che è scomparso. E ha lasciato a noi tutti, figli, generi, perché i suoi passi sono ancora continui, perché è una gestione familiare. Mio cognato Fabrizio, mio cognato Tony, io e i rispettivi mariti, moglie, siamo tutti, ognuno a occuparci del proprio ruolo, per come abbiamo appreso da mio suocero, e riusciamo ancora a mandare avanti questa veramente magnifica macchina che ci ha lasciato mio suocero. Una tradizione che grazie a questa famiglia continua ed è conosciuta in tutto il mondo. Un'attività che è diventata così importante da essere una delle più importanti di Palermo. Cosa? Come finiamo? Con il segreto per fare un buon panino con la milza? Allora, come ci diceva mio suocero, innanzitutto lui ci diceva sempre che non bisogna mai spendere nemmeno un centesimo per una pubblicità, perché la vera pubblicità è quella che fa la gente col passaparola. Esattamente. E mettere amore, qualità e veramente professionalità nel fare quello che si fa. Sempre fare il proprio lavoro con proprio entusiasmo e felicità. Solo così si può regalare, oltre a una qualità buona, una buona anche digestione. Allora, una domanda che tutti si pongono: la differenza tra pane cameusa schitto o maritato? Lo chiediamo a Bartolo, dico, che con 30 anni e rotte di esperienza, sempre, più quella sempre portandoci dietro il bagaglio di Franco Vassidaro, perché se parliamo è solo per esperienze assorbite da mio suocero. Schietto maritata. Ma era una schietta, sì, com'è? Allora, la classica focaccia schietta, magari adesso intendono, informandosi male, pensano che sia il classico panino con la milza con la spremuta di limone. No, schietto maritata prende proprio dal classico schietto, la persona, donna, single, maritata. Schietta perché viene paragonata ad una vergine bianca, ad una sposa bianca, quindi abbiamo la classica focaccia condita con strutto e caciocavallo, leggermente inumidita con lo strutto. Perché maritata? Perché si va a sposare insieme al resto del condimento, mizza, polmone e trachea di vitello. Con la carne. Da lì. Noi dobbiamo considerare che il panino con la mizza nasce dagli ebrei. Dagli ebrei, perché venivano pagati con il famoso baratto. Quindi svolgevano il loro lavoro e loro venivano ricompensati con della merce, la maggior parte delle volte merce e scarto. Quindi davano questa mizza e polmone, dove i carnezzieri e i macellai non sapevano cosa farsene, ma gli ebrei si inventarono in una località di Palermo, vicino via Maqueda, dove stavano tutti gli ebrei, cominciarono a farsi la cottura di questo interiore come mizza, polmone. E videro che la cosa funzionò a tal punto da durare lì, più di un secolo. Da lì si diede vita al famoso street food, perché il vero street food nasce dal panino con la mizza basilare. Salutiamo e ringraziamo Bartolo, è stato un grande onore, un grande piacere poter parlare con lui. Grazie Bartolo. Ciao, grazie a voi e vi aspettiamo sempre.